Tulli, a pochi giorni ormai dalle votazioni, il centrodestra non è riuscito a compattarsi. Qualche giorno fa lei fa una battuta sulla Polibortone, dice è una mala femmina, Vitali la riattacca e le spiega semplicemente in questa canzone che era una storia d'amore, c'è stato un tradimento di una donna. Oggi qual è la situazione? Lei sta battendo il territorio, insomma farete la conta, perché ormai sembra quasi una vittoria acclarata quella lì di Emiliano. No, assolutamente no, perché per due motivi. Intanto anche il centro-sinistra è diviso, perché voi non vedete che nel centro-sinistra ci sono cinque partiti, c'è la Fondazione Comunista, gli Arcobaleni, c'è il Movimento 5 Stelle, Tsipras e il PD. Quindi già ci sono cinque partiti rispetto al centrodestra che ne presenta soltanto due. Il vero centrodestra, il nuovo centrodestra che è rappresentato da queste tre forze, oltre il Movimento Politico Scritto Italia Popolare e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. E poi c'è la vecchia, la scoria di Forza Italia con addirittura chi? La Lega Nord. Quindi già questo dovrebbe far sì che il popolo pugliese, intelligentemente come lo è, accantoni questa realtà. Quattro giorni fa, e diventa virale in questi quattro giorni, un consigliere comunale d'opposizione di San Severo, Francesco Stefanetti, pubblica un report che poi tra le altre cose è stato montato dal suo staff, quindi c'è chi dice che stia andando girando in maniera virale, insomma, perché pilotato in qualche modo, ma poi oggettivamente questo consigliere comunale riporta i dati di assenza d'Emiliano, riporta una serie di incremento di problematiche sulla città di San Severo. Questa è la sinistra alla prova dei fatti poi delude sempre. Se i foggiani sono contenti di come sono stati trattati anche sul loro territorio, a livello infrastrutturale, a livello di sicurezza, vedi il dissesto idrogeologico nel Gargano, a livello addirittura di agricoltura, beh, continua a votare a sinistra. Se così non è, e non è così, ma anche sotto l'aspetto sanitario non ne parliamo, gli ospedali chiusi, le liste d'attesa che aumentano, i ticket, i super ticket, beh, tutto questo deve indurre necessariamente tutta la realtà pugliese e in particolare Foggia e la provincia di Foggia a dire voltiamo pagina, tanto peggio di come stiamo non possiamo stare, non ci facciamo illudere da chi è venuto qui per essere assessore alla criminalità, alla legalità, e i crimini purtroppo sono aumentati proprio in quella zona, non è stato mai presente, ha trovato soltanto questi escamotaggi per assicurarsi la possibilità di rimanere in aspettativa a spese dei cittadini.